and back. Ok, sto provando di toccare il talone su ginocchio, su gluteo, scusami. Io. Su ginocchio, ciao. Salta, recupero. Respira, chi mi ama? Io. Ok, ancora. Mai come in questo momento penso di potercela fare, perché mi fido di me stessa. Valeria, lo sai perché ti ho scelto? Ti ho scelto perché sei una donna che deve assolutamente riconoscere se stessa. Chi mi ama? Yeah! Chi mi ama? Yeah! Chi mi ama? Mi chiamo Valeria Materzanini, ho 51 anni quasi, sono alta 1,77 m, peso in questo periodo 67 kg, quasi 68, quindi diciamo 68, e da un po' di tempo vorrei riuscire a scendere di peso e sentirmi meglio con me stessa. Con me stessa sono sempre stata un po' dura, un po' esigente, e forse in alcuni momenti anche molto esigente. Ho pensato sempre che non andavano bene tante cose di me. La più importante è l'autostima, il fatto di volermi bene e di sapere che se ce la metto tutta posso farcela. Penso comunque che la forza che io sto cercando debba partire assolutamente da me stessa. So che la cosa fondamentale è capire quanto posso farcela e so che ce la posso fare. Cominciamo a fare lo squat. Scendo e salgo, scendo e salgo, scendo e salgo. Sei pronta, Vale? Prontissima. Prontissima, Natta, pronta? Quasi. Stavolta molto. Allora, che cosa ti senti questi primi giorni, questi primi momenti insieme? Che cosa stai notando? Allora, innanzitutto una coesione, una forza trainante di un gruppo che sembra essere stato creato già da tanto tempo. È vero. Come se ci conoscessimo tutti da molto tempo, non ci fossimo rivisti da un po'. Potrebbe essere una riunione, no? Unione. Può essere che magari ognuno di noi faccia parte di un gruppo che forse non si parla tra di loro, però abbiamo tutti gli stessi problemi? Esatto, sì. Nella mia vita ho fatto un po' di diete, o perlomeno sono stata per molto tempo, diciamo dai miei 16 fino a circa i 30 anni, sono stata modella, ho lavorato nel mondo della moda e quindi dovevo essere ovviamente molto molto attenta a quello che mangiavo, perché ovviamente ogni stilista ti vuole un modo e quindi... però sostanzialmente dovevo essere molto magra e quindi sì, era più un non mangiare, non era una dieta, era un qualcosa di molto molto sbagliato. Forse proprio da lì poi mi è venuta dopo questo periodo, questo lungo periodo, ho avuto un rapporto con il cibo molto molto strano, nel senso che il cibo mi aiutava a stare meglio, mi era come se mi riempissi di vuoti o comunque di qualcosa che mi serviva per sentirmi meglio. Ho avuto un rapporto, possiamo definirlo di amore e odio con il cibo, nel senso che lo cercavo spesso, sapendo che comunque in qualche modo era una sorta di nemico. E dunque, io sono un esempio. Possiamo dire lapalissiano di una persona che
per il proprio carattere non è mai riuscita fino a un certo momento a dire la sua e ad opporsi magari a, ecco, critiche oppure magari in discussioni riuscire a farmi valere, esatto, perché magari avevo ragione. Mai come in questo momento penso di potercela fare, perché mi fido totalmente di chi come te, insomma, mi sta aiutando, mi aiuterà, e mi fido di me stessa. 4 anni fa c'è stata una malattia importante che mi ha dato una forza pazzesca e adesso va tutto bene. Però ecco, questa forza è stata forse più nella direzione di tranquillizzare i miei familiari, tranquillizzare mio figlio, che comunque, pur essendo a quell'epoca aveva 17 anni, insomma, comunque era da tranquillizzare. Quindi una forza che sicuramente mi ha aiutato da un lato, però a un certo punto mi sono resa conto, circa un anno fa, che ho avuto una specie di crollo. Relax, ragazzi. Perché forse avevo anche dimostrato una forza che in quel momento non avevo, perché avevo bisogno comunque di essere, tra virgolette, coccolata, non che non lo sia stato in qualche modo. E però, ecco, questa malattia mi ha fatto capire tante cose. Mi ha fatto capire che è importante per me credere in me stessa. Fine 2016 mi hanno diagnosticato un carcinoma al seno. E sono stata operata, ho fatto tutte le terapie del caso, del protocollo, quindi sono caduti i capelli, parrucca, perché con un figlio all'epoca di 15 anni non potevo fare altrimenti, perché la prima domanda che mi è stata fatta da lui: mamma, ti cadranno i capelli? E ho chiesto al chirurgo, mi ha detto assolutamente sì, 100%, e quindi tutte le terapie fino al 2018, che ho finito il protocollo, e da lì controlli su controlli, però va tutto bene, nel senso ne sono fuori. È stato un momento che sembra strano quando dico in fondo mi è servito, perché sembra assurdo dire una cosa del genere, però è un qualcosa che mi ha dato un'energia enorme, mi ha fatto pensare di più nel profondo al perché. Dipende anche da come si affronta la vita, da come siamo. Valeria, lo sai perché ti ho scelto? Ti ho scelto perché sei una donna che deve assolutamente riconoscere se stessa, si deve mettere in pace con se stessa, ti devi tifare per te stessa, devi diventare il tuo più grande alleato, e qui su Yes I Can siamo proprio qui per aiutare a fare tutto ciò. Io ho un carattere, sì, sono molto, molto dura con me stessa, ho difficoltà... Avevo, ora sto un po' cambiando, a relazionarmi con gli altri in maniera negativa. Se qualcuno magari mi fa un torto, non è che non voglio dire che sono la persona che porge l'altra guancia necessariamente, però magari ci soffro, mi tengo dentro, mi arrabbio dentro con me stessa, soprattutto con me stessa, perché non reagisco, anche semplicemente rispondendo a parole come sarebbe giusto fare. Però per me il contenzioso in quel momento mi mette assolutamente a disagio. Sei molto severa con te stessa? Sì. Tendenzialmente lo sono stata di più, e adesso sto imparando a volermi più bene, e imparando soprattutto a conoscermi e a rispettarmi, a dire ok, io sono così, certo se faccio cose negative mi bastono, è ovvio, però non si può parlare sempre di difetti, cioè è un mio modo di essere, quindi magari sì, posso smussare, posso cercare di... però la cosa fondamentale
è volersi bene, è cercare di accettarsi. Valeria è una donna incredibile perché è una donna che viene da un mondo un po' più, diciamo, leggero, superficiale, ex modella, una bellissima donna, però comunque ha un po' di problemi a difendersi e così per Valeria ho deciso di aiutarla su diversi fronti. Spesso ho creato io per prima dei limiti con me stessa e quindi ecco vorrei riuscire a, con una persona come te che traina e che dà tanta energia a ritrovare quello che sono e a ritrovare le mie potenzialità. Secondo te quanto si sacrificano le donne per il loro mondo circostante? Ma io penso moltissimo, moltissimo soprattutto perché sono portate a diversificare e ad occuparsi di tante cose tendenzialmente, quindi danno tanto. Io poi sono una che, vabbè, non è per... do tanto, mi aspetto forse troppo a volte e poi rimango delusa. Però ecco, imparando ad amarsi, anche a vivere la propria solitudine, accettandosi, riesci a stare molto meglio con gli altri, anche con chi non ti supporta. Frequentare quelle persone senza ricevere il male, la tristezza del non supporto. Tu sei la prima, tu sei l'entità più importante, no? Sei tu, tu puoi.